Capitani coraggiosi, storie di imprenditori e qui presso l'autodemolizione Gallo Pietro, una istituzione a Taranto, siamo nella zona di Taranto 2 via Rapillo San Francesco, non solo autodemolizione ma anche custodia giudiziaria, soccorso stradale auto, carrozzeria, vendita e montaggio, ricambi usati, di tutto, di più. Una realtà per chi ha bisogno di curare o di rottamare la propria auto. E ho al mio fianco il braccio destro di Pietro Gallo, il fiduciario. Eh, ho il piacere infatti di farvi ascoltare proprio dalla viva voce dalla sua viva voce di Egidio D'Andria le sensazioni, le impressioni, le emozioni che si provano ogni giorno svolgendo questa attività. Intanto, Egidio, come nasce il tuo rapporto con Pietro Gallo e con questa realtà imprenditoriale? Come nasce? Nasce da una ricerca nel mercato di, di collaboratori. Eh, ho avuto il piacere e la fortuna di, di conoscerlo. E, e, di, e, di, e da parte sua di provarmi, dopodiché, è stato forse amore a prima vista, come si sì. suol dire? Penso proprio di sì. Da quanti anni? Pietro Gallo ti sopporta, o tu sopporti lui? <ride> Mi sopporta dal 98, quindi sono 98? Quindi abbiamo abbastanza 23 anni, 23 anni 23. per 23 anni, sì, sì. Fa poco si fanno le nozze d'argento. <ride> certo, speriamo. E quindi dicevo un rapporto molto, un'attività un molto importante, un andi e rivieni la mattina, la necessità di dare sempre ovviamente risposte eh, convincenti al cliente e soprattutto fatti eh, concreti. Parliamo ecco di questa attività in generale, io ho Menzionato così le, ehm, proprio le, le attività principali che il vostro bigliettino eh, da visita reca impresso, ma parliamo proprio della vostra giornata tipo, ecco. Beh, tutto si svolge ehm, prevalentemente intorno alla vendita della, dei, dei ricambi usati. Eh, viene tutto abbracciato eh, con eh, i servizi di, di soccorso stradale, del, so, del, della rottamazione con il eh, servizio a domicilio dei clienti. E... Poi la rivendita ovviamente Beh, sì. dei pezzi tanto, tanto, di ricambio... Che... Questa parte poi abbiamo sviluppato anche la, la vendita online che è un mercato nuovo che ci permette di, di, di farci conoscere anche a livello nazionale da tutti i clienti che ne vogliono che ci, che, che ci chiedono di, di, di fornire la ricambistica e, diciamo il core business è certamente la rottamazione però sta prendendo molto piede sta avanzando la ricerca appunto, dei pezzi che i clienti chiedono e ovviamente lo strumento online Favorisce questa ricerca, è più pratico, no? Sì, più pratico, più veloce e eh, ci permette di essere, di essere conosciuti anche a livello nazionale. Eh, e cerchiamo sempre di, di avere qualcosina in più rispetto agli altri, a livello anche di servizi, di, di affidabilità, di precisione. Questo, d'altronde è il segreto. Per gareggiare con la concorrenza per, con, con il mercato. Parliamo un po' del rapporto con i colleghi, perché siete in tanti, ovviamente. Tu sei il fiduciario, quindi devi rappresentare diciamo la proprietà, però da quello che ho visto c'è un rapporto molto familiare tra di voi. Sì, in effetti, la, uno dei pregi che abbiamo è questo di avere una certa, un certo rapporto di, di fratellanza fra, fra di noi. Quindi non c'è. Eh, questa suddivisione di, di personale anziano con i giovani, cerchiamo di essere tutti uniti anche nel, nel rapporto umano. Ecco. Anche perché poi quando si è uniti si lavora meglio, si lavora meglio certo. C'è la, vo la voglia di, di, di dare il meglio al cliente perché poi, ovviamente, dando il meglio al cliente, l'azienda cresce e certo. migliora la posizione di, di ciascuno. Certo, certo. E qui c'è la possibilità anche di crescere. Quindi, i giovani che prendiamo a lavorare, cerchiamo di farli crescere nell'ambito lavorativo. E di specializzarli quanto più possibile. Parliamo del rapporto con i clienti. Quando si crea un rapporto eh, fiduciario, ovviamente il cliente non è. Il cliente basta, ma diventa anche un amico, diventa, trova in voi. Scusate, ogni tanto qualche arriva la primavera e arriva eh, qualche insetto, ovviamente. Con, con lo sbocciare dei fiori e i pollini. Dicevo, eh, il cliente poi eh, crea anche col cliente si crea anche un rapporto fiduciario, un rapporto di, di amicizia, certo, di sincerità. Ecco, alla base di tutto c'è un rapporto di sincerità. Esatto, alla base di proprio dell'attività dell lavorativa soprattutto. ...tutto nei servizi che noi facciamo. Ci deve essere e cerchiamo di, di farlo al meglio, la, di dare la, la massima fiducia, la sincerità, l'onestà con i clienti e non ti nascondo che c'è un ritorno dal, da parte loro. Ecco. Certo, perché il cliente quando si vede, tra virgolette, coccolato, ma senza le coccole, rispettato. rispettato che... già, la parola giusta è proprio questa, essere rispettati. Rispettato. Io intendevo coccolato nel senso che poi magari il rapporto va anche oltre, si crea un rapporto confidenziale, di amicizia, di una battuta, un, rapporto, un bel rapporto umano. No? perché poi nella vita siamo tutti uguali, siamo uomini, siamo donne, siamo tutte persone che hanno eh, bisogno anche dell'altra persona, di quella parola, di quella pacca sulla spalla, eh, di quel senso di familiarità eh, per abbattere no, quel rapporto tra venditore ed, ed acquirente che sarebbe un rapporto troppo, troppo freddo. E dicevo questo rapporto bello con, con il cliente. Sì, è proprio questo che stiamo cercando di, di sviluppare ancora di più e, e vedo che i clienti sono sempre più contenti. Naturalmente l'onestà, la, fi, la fiducia e, e il servizio ottimale sono i presupposti per creare poi questo rapporto con questi clienti amici, tra virgolette. Ecco. Il rapporto con il patron. Pietro Gallo, nato 23 anni fa, lui è un po' il, come dire, il Deus ex machina, il punto di, di riferimento. Lui nasce molto prima dei 23 anni, eh certo, certo. <ride> certo. No, non è un rapporto di dipendente datore di lavoro, ma è un rapporto di, di amicizia. E non non, non c'è quel rapporto freddo, quel distacco che, che di solito ci sono in grosse aziende tra il titolare e il dipendente. Ma cerca sempre di essere un fratello per tutti. Poi c'è anche Daniele, il genero. Sì. E quindi anche Daniele, come dire, è un punto di, di riferimento. Poi Juventino come me, quindi è una cosa che siamo va. Eh, siamo in tre, quindi <ride> abbiamo messo gli interisti in minoranza, già è una cosa positiva. Certo, certo, certo. Eh, meno male che c'è lui, è che, ed è lui il responsabile. È il, um... Il promotore proprio di questo sviluppo delle la nuova generazione, no? le nuove leve esatto. tecnologizzate, esatto, quindi abbiamo questa attività di nuova attività di vendita online, proprio fatta da lui, sviluppata e seguita proprio da, personalmente da lui. E Pietro Gallo è sempre così: la chioccia, no? come la, il punto di riferimento. Certo, certo, certo. Noi siamo sotto sotto le sue braccia, qualsiasi problema ci rivolgiamo a lui. Eh, nel maggior, nella maggior parte dei casi ci sta a fianco. In, in tutti questi anni, così a memoria, se ti viene in mente qualche episodio bello, qualcosa in generale nell'attività, nella, nell no, che ti è rimasta impressa? Ecco, su, no, su due piedi, non mi Tanti momenti. Episodi, perché ogni giorno è una, una storia nuova, non è mai la stessa storia tutti i giorni, non è mai ripetitiva. Quindi abbiamo sempre nuove cose, nuove situazioni, nuove vicende, nuovi problemi, soprattutto problemi che dobbiamo affrontare, che ci mettiamo insieme per cercare di risolverli. Quindi di particolare non, 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 ricordo, non ricordo. Diciamo che c'è un discorso, insieme, ecco. un discorso di, di continuità. Ecco, negli anni, no? 23 anni... Chiaramente l'attività si è evoluta soprattutto dal punto di vista tecnologico perché chiaramente la tecnologia va avanti. Vent'anni fa, quindi intorno al 95-96, dico per dire 16 anni, 96-2006-2006, ma ventina di anni fa comparivano i telefonini per la prima volta dico per dire no ricordo nel 95-96 quindi 2006-2016 sono 25 anni no i primi etax dico così per dire no per dire come il mondo è cambiato come c'è tutta un'evoluzione tecnologica ecco da 23 anni partendo da 23 anni fa ad oggi certamente tu avrai visto che il mondo è cambiato davvero è cambiato certo certo, certo. E anche cambiato nell'applicazione del vostro lavoro. Beh certo, prima era tutto manuale, era tutto basato sulla facoltà, del, sulla facoltà da parte del dipendente nel, nel sfruttare al massimo la, la propria memoria. C era molto carta e penna. Carta e penna. Oggi finalmente con clic e buonanotte. Abbiamo risolto anche il problema. Poi facciamo un po' più, più grandi, quindi la memoria ci sta abbandonando anche un po'. La, più. Eh, vabbè. <ride> <ride> e quindi anche la tecnologia applicata proprio per catalogare no, i vari, i vari certo, pezzi. certo, se non, non fai un buon magazzino con un, un buon sistema informatico non, non puoi fare questa attività. Parliamo del magazzino di tutti questi pezzi. Abbiamo visto così facendo le immagini con Daniele riprendendo, abbiamo visto proprio il momento della pressa no? della rottamazione, ma anche tutto il magazzino e i vari pezzi che eh, sono lì. Eh alla ricerca di un cliente, anzi è il cliente alla ricerca dei pezzi certo, ed è un magazzino che non finisce mai e ogni volta dobbiamo sempre eh, aggiornarlo, parlarlo, togliere, catalogare ogni volta sempre metterci le mani sopra e non si finisce, non si finisce mai di, di imparare poi ci sono le nuove, le nuove tecnologie messe sulle autovetture quindi i sistemi delle auto attuali sono diversi da quelli di, di qualche anno fa e quindi devi anche aggiornarti su questo, sulla ricambistica, sulla possibilità di compatibilità dei ricambi e andare alla ricerca di, sempre di software nuovi che ci possono aiutare. Bene, per concludere questa nostra chiacchierata, i giovani sono in cerca di lavoro. Peraltro stiamo vivendo un periodo particolare in Italia e nel mondo vista la pandemia e quant'altro. Cosa ti senti di dire a un giovane che magari si vuole avvicinare a un tipo di attività come la vostra? Bisogna avere anche un bagaglio culturale eh, e professionale nella nostra attività, non nasci eh, con questa conoscenza. E ci deve preparazione, essere preparazione, nel settore, aggiornamento, della tecnica, aggiornamento, voglia di imparare, innanzitutto ambizione. E se hai queste qualità, è un'attività che ti, ti dà molte soddisfazioni. Bene, ci congediamo dal nostro amico Egidio e che dire, Gallo Pietro eh, con la sua. Autodemolizione e le attività eh, ad essa correlate è un'eccellenza del territorio e abbiamo voluto annoverarlo tra i capitani coraggiosi nella rubrica storie di imprenditori, un imprenditore che fa crescere il territorio con fatti concreti, creando lavoro, creando una economia che circola e rendendo la nostra Taranto migliore.